Ecco, la rete è doppia, ci sono due reti singole, vedete, non è la rete unica. Beh, questa cosa non è proprio il massimo. Ed ecco anche il materasso. Il materasso è sdoppiato, quindi c'è il doppio materasso. Questa è una cosa che dovrebbero migliorare, dovrebbero rivedere. Qui all'interno sempre dovrebbe esserci il topper. C'è, ah, eccolo qui. È molto sottile. Vedete? Non guardate questa parte più cicciottella, ma è quest'altra, ma diciamo che è abbastanza sottile, anche se poi alla fine un po' di comfort in più comunque lo conferisce. C'è da dire che anche il copri piumino è nuovo, non è sfilacciato, quindi sono accorti a questa circostanza a bordo della MSC Divina. Da quest'altro lato abbiamo il telefono, è il telefono di ultima generazione, quindi il telefono dove è possibile vedere chi ci ha chiamati. E non quello che per esempio era a bordo delle navi di classe precedente, come sulle navi di classe musica o di classe opera, dove non è possibile vedere chi ha telefonato. Quindi magari voi siete fuori cabina oppure siete magari a terra in escursione, telefonano alla reception, noi non sapremo mai chi ci avrà telefonato. E poi una cosa che è comoda: il pulsante della luce è proprio qui vicino la testa del letto, perché nel momento in cui ci si mette a letto, magari abbiamo acceso la luce del comodino, la luce del comodino la possiamo spegnere proprio dal comodino stesso, quindi da qui. E poi magari ci rendiamo conto che c'è la luce della cabina che non possiamo spegnere, quindi ci dobbiamo alzare, quindi bene, comodo il pulsante proprio vicino il cuscino. Naturalmente non c'è il balcone, quindi qui non potremmo uscire sul balcone. Andiamo a vedere quindi la toilette. Alla toilette si accede mediante la solita porta, che è questa. Ah, ecco qui. Inizio già a notare le cose. Anche nelle cabine Ocean View, cabine con oblò, hanno sostituito la tenda della doccia, che era oramai fastidiosissima. Perché ogni qualvolta dovevamo fare la doccia, la tenda si appiccica al corpo e inizia una lotta estenuante e continua con la tendina ed è proprio fastidiosa. Invece l'hanno sostituita con la cabina doccia, da vedere poi la praticità di questa cabina, come è stata riadattata. Vediamo. Credo di aver sbagliato qualcosa. Ecco qui. Non era particolarmente intuitivo, però ecco, così la cabina doccia ha già tutto un altro aspetto. Beh, non trovate anche voi che è un bel salto avanti alla fine con la cabina della doccia
rigida di vetro, ecco, è tutta un'altra cosa. Io l'adoro la cabina doccia così. E poi abbiamo la cordina per stendere i panni all'interno della cabina doccia. Vi faccio vedere come funziona. Funziona così: si tira lo stendifilo, si aggancia dall'altro lato e quindi faccio per dire, andate in piscina, lavate il vostro costume da bagno in cabina e avrete quindi la possibilità di stenderlo qui all'interno della doccia, così che da non farlo gocciolare all'esterno. E poi con l'aspiratore in alto si facilita senza alcun dubbio l'asciugatura dello stesso indumento. Come al solito all'interno della doccia abbiamo lo shampoo e il bagnoschiuma che la compagnia di crociera si fa preparare appositamente con oramai la tradizionale classica profumazione che troviamo a bordo di tutte le navi della flotta MSC. Soffione della doccia a doppio oggetto, vaniglie che per comodità vengono inserite nella doccia, quindi anche per la sicurezza dei passeggeri. E che quindi con questo restyling che ha avuto la MSC Divina si può proprio dire che un passo avanti è stato, senza alcun dubbio, notevolmente fatto. Un'altra cosa che notavo qui, sempre con la doccia, si può... Ah no, aspettate, sganciamo il tendifilo. Volevo farvi vedere questo. La doccia si manda tutta verso l'interno. Oddio, non è proprio, non dà proprio questa sensazione di solidità, però